Quanto è alto un pinguino imperatore? E come ci si veste per un'escursione a 70 gradi Celsius sotto lo zero? Cosa si mangia nella stazione antartica Mario Zucchelli? Ma perché abbandonare le proprie piccole comodità quotidiane per andare a vivere e lavorare in una terra desertica, gelida e inospitale? Non semplici curiosità, ma momenti, battute e applausi di una matinée al Teatro Eliseo di Roma, dove davanti ad un pubblico di ragazzi è andato in scena il continente antartico. Il clima, la geologia, le forme di vita, ma anche il fascino di un ambiente così incontaminato da costituire un laboratorio naturale privilegiato per l'osservazione di fenomeni globali, come i cambiamenti climatici. Sul palco non attori, ma ricercatori e studiosi che partecipano al programma nazionale di ricerche in Antartide. Negli intervalli suoni e rumori antartici dal vivo, ovvero sia la musica creata appositamente per l'evento da Giada Olivetti e Tommaso Sansonetti, due giovani artisti sperimentali. Sullo sfondo le fotografie suggestive e pluripremiate di Paul Nicholn, il fotografo dei ghiacci per il National Geographic. È la Convention Scuola per l'Ambiente, un'iniziativa promossa dall'Enea e rivolta in particolare alle scuole medie e medie superiori. L'avventura della ricerca in Antartide in mezzo a pinguini e gelidi scenari mozzafiato diviene l'occasione per una lezione fondamentale. Ci insegna che non abbiamo più chance, che dobbiamo imparare a gestire il nostro pianeta senza distruggerlo. Il compito ricade soprattutto sulle giovani generazioni, che ricevono in eredità un pianeta inquinato e sovrappopolato. La conoscenza, quella scientifica innanzitutto, ma non solo, sarà il loro primo strumento per riprogettare un futuro comune e sostenibile per tutta l'umanità.